Ben ritrovati da Emanuele. Anche io quest'anno ho deciso di fare un elenco delle opere videoludiche che mi hanno intrattenuto nel corso del 2023 e suddividerle in due categorie, quelle che mi hanno convinto maggiormente e quelle che invece mi hanno lasciato un po' con l'amaro in bocca. Vi anticipo subito che in questa puntata vedremo la flop, ma non si tratta di una vera e propria classifica. Semplicemente vi parlerò, come già detto, di opere che non mi hanno convinto appieno, ma l'ordine in cui li espongo è abbastanza casuale. Devo anche anticipare che in questa puntata non ci saranno per forza giochi usciti soltanto nel 2023. Questo perché, sinceramente, non ho mai sentito la necessità di stare per forza al passo con le ultime novità. Semplicemente cerco di capire che cosa mi va di giocare in quel determinato momento e se si tratta di qualcosa di appena uscito, ben venga. Stessa cosa per quanto riguarda se si tratta magari di un videogioco anche di 30 anni fa. Più o meno per lo stesso motivo, se non vedrete nomi che hanno fatto molto parlare di sé nel corso dell'ultimo anno, vi anticipo ad esempio subito che non ci saranno, che ne so, Baldur's Gate 3 o ad esempio Starfield, è semplicemente perché, anche solo per motivi di tempo, ho preferito dedicare più spazio ad altre opere. È anche giusto precisare che in questa puntata ci saranno opinioni estremamente soggettive, al punto che alcune delle opere che citerò, in particolare una, se dovessi farne magari un articolo più critico, più oggettivo, probabilmente alcune delle cose che dirò, soprattutto in riferimento a questo gioco, magari in questo articolo neanche le scriverei, proprio perché attinenti strettamente al mio gusto personale. Infine eviterò, anche nel caso di opere piuttosto vecchie, di fare qualunque tipo di spoiler, e quindi direi che con le premesse abbiamo finito qui. Vi do il benvenuto nel mio diario di bordo videoludico 2023 e vi auguro buona visione. Leviamoci subito il sassolino dalla scarpa. Vi dico subito che il gioco, che solitamente viene descritto come un grande capolavoro, ma che sinceramente non mi ha fatto gridare al miracolo, è The Vanishing of Ethan Carter, pubblicato originariamente nel 2014. Ho detto non a caso la parola miracolo, perché questa è una di quelle volte in cui sono stato un po' traviato dalle opinioni altrui. Di The Vanishing of Ethan Carter da tanti anni ne ho sempre sentito parlare in termini ovviamente super entusiasti, gente che ne parla come se fosse l'esperienza che ti cambia la vita, videoludicamente parlando. E non nego che lo abbia trovato un gioco comunque interessante, questa sua ambientazione da paese abbandonato, silenzioso, in un posto di montagna dove non sai mai se sta per succedere qualcosa oppure se sei davvero solo oppure no. Questa sensazione che ti trasmette il gioco è molto affascinante, la ricorderò nel corso degli anni. The Vanishing of Ethan Carter non è che non mi sia piaciuto, questa è una flop, ma ciò non significa che i giochi siano necessariamente brutti. È solo che l'ho trovato un gioco molto curioso, una sorta di walking simulator, che però non mi ha fatto gridare proprio al miracolo. La storia mi è piaciuta, ma come vi anticipavo non faccio spoiler. Non mi sono invece piaciuti quegli enigmi dove devi soltanto girare l'inquadratura per risolverli, e non mi è nemmeno piaciuta una parte verso il finale che però, a quanto ho capito, se non erro è stata aggiunta della versione Enhanced, quella che è uscita un anno dopo e che ho giocato io. Si tratta di una parte un po' più horror che francamente a mio avviso stona un po' e cambia il mood dell'avventura, e quindi per me sarebbe stato meglio se non l'avessero inserita. Giusto una menzione per Descenders del 2018. Ogni tanto mi viene la voglia di provare anche qualcosa di un po' più immediato, di un po' più arcade, e quindi avevo approfittato del fatto che un giorno mi sono ritrovato
tra i giochi del PlayStation Plus Essential questo videogioco sulle mountain bike e quindi ho deciso di provarlo. Confesso però che l'ho abbandonato dopo un paio di partite. Non nego che da un punto di vista dell'appassionato di mountain bike potrebbe anche essere un gioco abbastanza approfondito, dato che bisogna acquistare parti delle bici, migliorarla, ci sono da tenere in considerazione le condizioni meteo e tutta un'altra serie di parametri. Tuttavia, prima di tutto la grafica, che francamente sembra una roba da PlayStation 2 con ovviamente le texture in alta definizione. Non ho trovato così interessante il fatto che controllare la bici a volte mi è sembrato molto semplice, un po' confusionario, al punto che in alcuni momenti mi sembrava un gioco molto tecnico, molto accurato nel rispettare anche le leggi della fisica, mentre invece in altre occasioni mi sembrava che le collisioni fossero tutt'altro che precise e che a volte la mountain bike tendesse a prendere un po' il volo. Quindi, come già detto, è un gioco che purtroppo ho abbandonato quasi subito. Trek to Yomi, pubblicato nel 2022, è un'altra di quelle opere di cui ho sempre sentito parlare, ovviamente con i soliti toni super entusiasti, e che però sinceramente in me aveva sempre suscitato un certo fascino perché mi piacciono gli giochi ambientati nel Giappone. Nel 2023 anche quest'opera è stata resa disponibile nell'abbonamento al PlayStation Plus Essential e quindi ho deciso di provarla. Alla fine però mi sono reso conto che Trek to Yomi è un'altra di quelle opere che, secondo me, prima di chiamarla capolavoro, ce ne dovrebbe passare di acqua sotto i ponti. Trek to Yomi è un picchiaduro a scorrimento alla lama bianca con una particolare grafica in 2.5D in bianco e nero. C'è poi anche un filtro che si può comunque disattivare che ci trasmette la sensazione di una vecchia pellicola. La storia alla fine non è niente di che. Come già detto, senza fare spoiler, perché comunque accade proprio all'inizio, non è che cercassi qualcosa di narrativamente potente in questo gioco. È la classica opera orientale che comincia con un ragazzino che viene addestrato all'arte della spada da un rispettoso maestro, poi arrivano dei briganti e il maestro si sacrifica per difendere il villaggio, affidando al ragazzino, prima di morire, la responsabilità di diventare il nuovo difensore una volta cresciuto. Poi sì, accadono anche altre cose, ma il tutto è abbastanza prevedibile e comunque nulla che non si sia già visto in altre opere di questo genere. Però ribadisco, questo per me non è necessariamente un difetto in un videogioco di questo tipo. Il motivo per cui Trek to Yomi finisce in flop è che, secondo me, la parte più importante di un'avventura di questo genere, ovvero il gameplay, sarebbe a mio avviso da rivedere. Anche a livello di difficoltà massimo, i nemici hanno un'intelligenza artificiale piuttosto bassa, tendono ad attaccare seguendo sempre i soliti schemi e anche quando il protagonista viene accerchiato, ti attaccano comunque soltanto uno alla volta. Se il tutto fosse funzionale per lasciare l'esperienza fluida e divertente, beh, onestamente avrei anche potuto chiudere un occhio. Il problema è che ben presto si capisce che per avere la meglio sugli avversari basta letteralmente stare fermi in parata, aspettare il loro fendente o che termini la loro sequenza di colpi per poi colpirli a nostra volta con la spada. In alternativa si possono fare anche i parry, che qui però sono davvero telefonatissimi e non richiedono di sviluppare chissà quale abilità, chissà quali riflessi. E questa potrebbe essere anche una caratteristica che per alcuni potrebbe essere assolutamente un punto a favore, ma fatto sta che per quanto mi riguarda il gameplay di Trek to Yomi all'inizio l'ho trovato abbastanza interessante, ma ben presto è diventato noioso e poco avvincente. Una menzione veloce anche per The Secret of Tunguska del 2006, il primo esponente di una serie di avventure grafiche della serie The Secret Files. Anche qui si tratta di un gioco che è stato reso gratuito, in questo caso sul servizio di Amazon Prime Gaming. Mi ricordo che ai tempi nei negozi mi capitava spesso di incrociare lo sguardo con la confezione di questo gioco e ne avevo sentito anche all'epoca parlare sulle riviste del settore. Così, un po' anche per nostalgia, ho deciso di provarlo e anche perché di solito le avventure grafiche sono un genere che mi piace affrontare anche insieme alla mia compagna.
La storia di The Secret Files parte abbastanza bene. C'è il padre della protagonista che sparisce, ci sono strani personaggi, strane ricerche scientifiche, luoghi tipici delle avventure grafiche come i musei, le grandi magioni, i laboratori, e c'è anche un po' di ironia dei dialoghi. Forse la storia si dilunga un po' troppo verso la fine, ma la pecca principale, che però accomuna tantissime avventure grafiche dei vecchi tempi, anche in realtà quelle più blasonate, è che alcuni enigmi non mi sono sembrati così tanto logici, ma soprattutto è una di quelle avventure dove a volte ti blocchi perché magari non hai cliccato esattamente sul pixel giusto e quindi non hai potuto trovare l'oggetto necessario per andare avanti. Certo, esiste anche un tasto che ti permette di vedere subito con che cosa è possibile interagire a schermo, ma sinceramente in questo tipo di avventure mi cade un po' l'interesse quando bisogna per forza ricorrere a questa opzione. Nel 2023 ho provato anche Magic the Gathering Arena. Confesso che il gioco di Magic, quello di carte collezionabili, è qualcosa a cui giocavo abbastanza spesso quando avevo tra i 16 e i 20 anni, quindi tra la fine degli anni 90 e i primi anni 2000. Ci giocavo con gli amici, mi piaceva costruire il mazzo con le carte che trovavo nelle buste oppure scambiandole proprio con gli amici. Quando poi ha cominciato a diffondersi internet, ho cominciato anche a notare che alla fine le persone andavano sul web a vedere quali erano i mazzi più forti, le persone compravano le carte per comporre questi mazzi e alla fine, quando anche provavi a fare dei tornei, tutti quanti giocavano con le stesse combinazioni di carte. E sinceramente l'idea di giocare con un mazzo che non ho progettato io è qualcosa che mi ha sempre fatto cadere il senso di sfida e di competizione. Ero comunque molto curioso di provare Arena, proprio per vedere come si è evoluto il gioco, e alla fine purtroppo mi sono ritrovato di fronte all'inaccessibilità più totale. Girare per l'applicazione, sia su smartphone che su PC, è una cosa che non mi capita mai, ma in questo caso mi ha fatto sentire davvero spaesato. Nonostante ci sia all'inizio una vocina che ti guida a mo' di spiritello, non riuscivo effettivamente a capire cosa fossero e a cosa servissero le gemme, le monete, i cristalli. Non capivo esattamente cosa fosse gratuito e cosa no. C'è poi una modalità tutorial single player che secondo me è anche ben fatta e che non mi ha dato alcun tipo di problema, perché comunque le regole di base sono rimaste invariate e me le ricordavo molto bene. Il problema è che una volta terminata questa fase di tutorial ti trovi catapultato all'interno del mondo moderno di Magic, e sinceramente per una persona che magari non ci gioca da tanti anni o per un novizio mi è sembrato qualcosa di completamente alieno. Dopo un po' scopri anche che ci sono dei mazzi precostituiti gratuiti che ti permettono di giocare online, ma se non sei aggiornato o se, ripeto, sei un novizio, ti trovi di fronte a una quantità mostruosa di nuove regole e abilità che ti lasciano interdetto. Oggi infatti quasi ogni carta, anche quelle comuni, rispetto a una volta hanno diverse abilità che richiedono tempo per essere metabolizzate dal nuovo giocatore, e invece, soprattutto se giochi online, hai anche il timer che ti riduce il tempo che hai a disposizione per capire esattamente cosa fare nel tuo turno. Ho trovato carte che fanno cambiare il campo da gioco facendo passare dal giorno alla notte, poi ci sono decine e decine di carte con segnalini da mettere a destra e a manca. E in questo caso meno male che c'è comunque l'intelligenza artificiale che ti aiuta a gestire il tutto, perché in una partita, diciamo vis-à-vis con un giocatore umano, non immagino le litigate per vedere se magari qualcuno ha sfruttato correttamente l'abilità, se qualcuno si è ricordato che c'era anche un segnalino su una carta. Cioè, secondo me, se non ci fosse il computer, ogni turno sarebbe una lotta al massacro. Ora, io non ho approfondito e non so a livello di numeri come sta messo il brand di Magic, ma così com'è Arena mi è sembrato un'occasione sprecata. Un mondo pieno di regole gestito da un servizio che invece di guidare i nuovi giocatori li spaventa proprio. Giocando ad Arena ho avuto la sensazione che se avessi voluto diventare almeno un minimo competitivo avrei dovuto abbandonare tutte le altre mie passioni
e concentrarmi esclusivamente su Magic, mettendomi a studiare tutte le varie carte e combinazioni. E questa sinceramente magari è la cosa che vogliono i boss di Magic, ma non io. Secondo me, per non lasciare scappare i neofiti, ci vorrebbe una modalità singola, magari anche a pagamento, un po' come per i vecchi videogiochi di Magic, che ti permette di giocare con i vari mazzi, di acquistare, di acquisire pian piano nuove carte e nuove regole, dandoti magari anche un livello di sfida via via più sostenuto. Aggiungo anche, e non so se non l'ho trovata io, ma mi sarebbe piaciuta anche un'opzione per poter utilizzare, eventualmente anche acquistando, le carte più vecchie per poter ricostruire i mazzi che utilizzavo e magari sfidare online gli amici di un tempo. Invece, ripeto, non so se non sono io che non ho trovato questa possibilità, mi pare che Arena si concentri esclusivamente su tutto ciò che è in voga al momento nel mondo di Magic. O comunque sì, ci sono delle carte storiche, ma non tutte, solo quelle che si possono ancora utilizzare nei tornei che prevedono uno spettro più ampio di carte. Arriviamo finalmente ad un'opera del 2023. Vi dico che Mortal Kombat 9, 10 e mettiamoci dentro anche l'11 nel corso degli anni sono comunque dei giochi che mi sono piaciuti e a cui ho dedicato del tempo. Purtroppo però il nuovo Mortal Kombat 1 l'ho abbandonato quasi subito. Intendiamoci, non è che sia un brutto picchiaduro, cioè per una persona che magari si affaccia per la prima volta alla serie o addirittura al genere, potrebbe anche essere un'opera piuttosto interessante. Però il nuovo Mortal Kombat, prima ancora che fosse annunciato, speravo sarebbe stato qualcosa di diverso. Invece quando è stato presentato mi ha dato subito la sensazione un po' di minestra riscaldata. So che nei picchiaduro la storia non è di certo la cosa più importante, però devo dire che a me la lore di Mortal Kombat piaceva, così come anche la sua atmosfera mi ha sempre restituito un grande fascino e mi ha sempre incuriosito. Purtroppo con gli ultimi episodi, quelli che ho citato precedentemente, tra linee temporali che si intersecano, universi paralleli, gente che muore e resuscita in continuazione, avevo sinceramente iniziato a non capirci più nulla. E quindi speravo innanzitutto che con il nuovo Mortal Kombat ci sarebbe stato un vero e proprio reboot, un netto taglio con il passato. Invece, subito dopo l'annuncio, è saltato fuori che il gioco sì, si sarebbe chiamato Mortal Kombat 1 o Mortal Kombat 1, ma in realtà la vicenda prosegue esattamente da dove si era interrotto Mortal Kombat 11. Nulla da ridire ovviamente sul fronte grafico, questo Mortal Kombat 1 è bello da vedere, il frame rate è stabile e anche il netcode, come da tradizione, è assolutamente ben fatto. Tra le cose che però non mi sono piaciute, devo però ammettere che ormai l'iperviolenza di Mortal Kombat mi è sinceramente venuta a noia. Cioè non è una questione di fastidio o di disgusto nel vedere certe cose, certe immagini. Il fatto che ormai ogni combattimento in Mortal Kombat sembra una fatality dall'inizio alla fine, diciamo che siamo andati un po' oltre la sospensione dell'incredulità, è una cosa che ormai mi mette davvero noia. Per non parlare anche delle stesse fatality con quei filmati che durano un'eternità e mi sembrano semplicemente una perdita di tempo. Francamente mi mancano i tempi dei vecchi Mortal Kombat dove i combattimenti erano fatti di calci, pugni, fireball e pochi altri fronzoli e anche le stesse fatality, insomma, 3 secondi, ciao ciao alla testa e via al prossimo round. Una cosa che invece non mi è piaciuta negli ultimi Mortal Kombat, in particolare l'11, e che francamente speravo di non rivedere in Mortal Kombat 1, sono i tempi morti. Mi spiego meglio. Se giocando vi capita di affrontare un avversario che vi prende e fa una combo da tantissimi colpi e poi la termina anche con una Fatal Blow, che per chi non dovesse saperlo è una sorta di super, anche qui con un filmatino che dura un po', e poi subito dopo vi piazza anche la fatality, beh, francamente fate prima mettere giù il pad e andare a farvi un caffè espresso. Insomma, se soffrite di ipertensione, siete avvisati. Personalmente queste lungaggini sono una cosa che faccio fatica a sopportare perché per me il picchiaduro è un genere molto veloce e immediato per eccellenza. Queste sequenze
le vedo anche da altri picchiaduro moderni, vedi ad esempio il blasonato Street Fighter 6, ma in Mortal Kombat secondo me abbiamo raggiunto livelli che anche qui mi mettono noia. Ultima cosa, il bilanciamento non è certamente eccezionale, ma lo sviluppatore NetherRealm in realtà non si è mai distinto per lavori particolarmente raffinati sotto questo punto di vista, ed inoltre, come previsto, è accaduto quello che molti sospettavano prima ancora dell'uscita del gioco. Su internet, dopo l'arrivo di Mortal Kombat 1 sugli scaffali, sono subito girate le combinazioni più forti tra guerriero e cameo, e quindi online, soprattutto a livelli competitivi più alti, si vede sempre utilizzare i soliti personaggi come ad esempio Raiden insieme a Cyrax, eccetera. È un problema che in Mortal Kombat era apparso già dal decimo capitolo e che purtroppo non sembra migliorare. A cosa serve fare un picchiaduro con tante varianti se poi alla fine non sono bilanciate e i giocatori più forti si ritrovano per forza di cose a dover utilizzare tutte le stesse combinazioni? Ribadisco che comunque questo è un giudizio molto personale, penso anche che un neofita magari certe cose che ho appena citato neanche le noterebbe, tuttavia io non mi ritengo un esperto di picchiaduro, comunque sia ci gioco, sebbene a periodi alterni, da più o meno 30 anni e quindi certe cose le noto subito. E adesso veniamo a un altro momento importante, perché parlerò di un gioco che invece sono sicuro ha fatto contento molte persone. Si tratta di Slap & Beams, pubblicato nel 2017, ovvero il gioco con protagonisti Bud Spencer e Terence Hill. Nel 2023 è uscito il secondo episodio, ma io ho giocato al primo. Devo dire una cosa, secondo me, importante che ci tengo. Per me i film di Bud Spencer e Terence Hill sono molto belli e li riguardo tutti gli anni, volentieri, quasi come se fosse una sorta di momento terapeutico. Inoltre aggiungo anche che mi fanno pensare a un'epoca particolare della storia del secolo scorso, no? Molti dei film di questi due attori sono ambientati tra gli anni 60, 70 e i primi anni 80, un'epoca che così a livello globale, a livello generale, reputo molto rosea, dove c'erano possibilità per tutti, lavoro per tutti. Certo, questo non significa che nel mondo fosse tutto rosa e fiori, cioè basta vedere ad esempio cosa è accaduto in Vietnam. Però nel mondo più occidentale, ripeto, parlando anche con persone che all'epoca erano bambini, adolescenti o comunque ragazzi, tipo ad esempio i genitori, i miei genitori, tutti quanti me ne parlano come di un'epoca in cui, sotto certi punti di vista si viveva tutti un po' più tranquilli, un po' più calmi, un po' più spensierati. Aggiungo inoltre che Bud Spencer e Terence Hill mi ricordano anche un po' Bud Spencer, mio padre, e Terence Hill, mio zio. L'uno personaggio grosso, apparentemente che incute timore, ma in realtà è fondamentalmente un gigante buono, mentre invece l'altro, il personaggio un po' furbetto, scaltro, ma entrambi sono degli eroi che comunque si impegnano sempre ad aiutare i bisognosi, non si tirano mai indietro. Tornando al gioco, da un punto di vista grafico niente da ridire, la pixel art è bellissima, le ambientazioni e i personaggi sono decisamente azzeccati, ho apprezzato moltissimo anche tutte le varie citazioni nei dialoghi, altre sono nascoste nelle ambientazioni, e poi anche la storia calza a pennello con lo spirito dei film, peccato un po' per il finale, ma il resto da un punto di vista narrativo mi è sembrato ok. Per quanto riguarda la parte più pratica, quella strettamente ludica, ecco, è questa la cosa che, ahimè, non sono riuscito per niente a digerire. A parte la presenza di alcuni minigiochi, come in quello in cui si guida la dune buggy o quello in cui si fa la gara a chi mangia più hot dog, il resto del gameplay è un picchiaduro a scorrimento che alla lunga ho trovato decisamente ripetitivo, al punto che verso la fine ho iniziato a sperare che la conclusione fosse imminente e ho capito che stavo andando avanti nell'avventura semplicemente per vedere come finiva. Diciamo che il divertimento era terminato già da un po'. Infatti, ad esclusione di alcuni boss, dove ti devi ingegnare un po',
Il resto della marmaglia che ti trovi ad affrontare non ha alcuna intelligenza artificiale e la si può tranquillamente sconfiggere pigiando a caso i tasti del pad, ricordandosi di tanto in tanto di bere la birra per ricaricare la barra della salute. Quindi per ora diciamo che ne ho avuto abbastanza. Quasi sicuramente un giorno acquisterò anche il secondo episodio, ma giusto per godermi una nuova avventura con i Tony alla Bud Spencer e Terence Hill, non certo con chissà quali speranze da un punto di vista del gameplay. Veniamo all'ultimo gioco di questa lista, che è Hogwarts Legacy, in questo caso del 2023. Preciso subito che non sono un fan di Harry Potter. Certamente il fantasy mi piace, mi piacciono i messaggi di speranza e i valori di ritorno alla natura che spesso cerca di trasmettere questo genere. Ho diversi libri, tra cui anche Harry Potter, sebbene non li abbia letti tutti. Sono invece piuttosto appassionato del Signore degli Anelli, sia i vari testi di Tolkien, sia la filmografia, eccetera, eccetera. La storia fantastica è uno dei miei film preferiti in assoluto, e altre opere di questo genere ci sono affezionato anche per una questione nostalgica. E a dire la verità, anche come già detto per quanto accade per i film di Bud Spencer e Terence Hill, anche quelli di Harry Potter più o meno ogni anno, soprattutto quando arriva l'inverno, li riguardo più che volentieri. Sia chiaro che questo Hogwarts Legacy non è un gioco brutto. Anzi, addirittura per alcuni fan di Harry Potter questo potrebbe essere addirittura il gioco della vita. E non nego che non i primi giorni, ma addirittura le prime settimane, quelle in cui mi sono concentrato di più sull'esplorare il castello e dintorni, durante le mie partite non facevo altro che esclamare wow o cose di questo tipo, perché, e qui la butto lì, mi spingo un po' oltre, quella di Hogwarts Legacy è forse l'ambientazione fantasy più bella che abbia mai visto in un videogioco, quantomeno per quanto riguarda il fantasy dall'estetica tipicamente medievaleggiante e occidentale. Una volta però assuefatto a tutta questa magnificenza grafica, ecco che pian piano hanno cominciato ad emergere quelle che secondo me sono delle criticità piuttosto importanti. Per quanto riguarda la storia, nei mesi ho sentito diverse campane, cioè a chi è piaciuta, a chi un po' meno. Io tutto sommato l'ho trovata interessante perché comunque ci parla dell'origine del castello di Hogwarts. Non mi è però piaciuto il ritmo e la narrazione. È la solita vicenda in cui c'è un cattivo che sta facendo cose e tutti ne sono consapevoli. E, non faccio spoiler, tutti quanti però perdono tempo concentrandosi sul far fare all'eroe delle prove che secondo me si potrebbero evitare. E non mi riferisco a quelle che si fanno nel castello come compiti dei professori. Ma ripeto, non voglio fare spoiler, dico solo che mi sto riferendo a quelle che ti propongono certi personaggi chiave che si manifestano dentro a grandi specchi. E francamente una storia fantasy raccontata in questo modo mi può andare bene in un film degli anni 80, ma direi che oggi i tempi sono assolutamente cambiati. Non che sia un obbligo, ma è davvero un peccato che non ci siano almeno dei compagni di classe con cui interagire un po' di più. Dato che l'IP a cui il gioco fa riferimento, Harry Potter, ha sì un protagonista principale, ma il successo dei romanzi e anche dei film è merito anche del grande carisma dei vari coprotagonisti, sia quelli buoni che quelli cattivi. In Hogwarts Legacy, invece, i personaggi mi sembrano tutti molto anonimi e piuttosto dimenticabili. Mi sono dimenticato di dire una cosa per quanto riguarda la grafica. È vero che l'ambientazione è assolutamente fatta molto bene, è assolutamente curata, ma sin da subito avevo notato una nota stonata. Appunto, da un lato abbiamo queste ambientazioni molto belle, dall'altro invece in Hogwarts Legacy abbiamo delle espressioni, delle animazioni facciali che sinceramente ti lasciano un po' con l'amaro in bocca e che non voglio dire siamo ai livelli di Mass Effect Andromeda, ma insomma sinceramente mi aspettavo molto di più. Soprattutto dopo aver visto queste belle animazioni facciali in giochi come ad esempio Cyberpunk 2077, ok che lo sviluppatore non è lo stesso, ma da un gioco importante, molto atteso come Hogwarts Legacy, da cui si prevedevano anche dei record di vendite, mi aspettavo decisamente di più. E tra parentesi, record di vendite che sono stati raggiunti
molto velocemente, al punto tale che da alcune parti ho letto che Hogwarts Legacy è comunque il gioco più venduto del 2023. Per il gameplay ho apprezzato il tentativo di rendere dinamico il combattimento con le magie, ma il risultato l'ho trovato piuttosto confusionario. C'è questa dinamica in cui i nemici spesso sono avvolti da una sfera colorata e per poterli fare danno devi prima colpirli con un incantesimo dello stesso colore. Mi sono in realtà ritrovato tantissime volte ad abbattere la difesa di un nemico per poi dovermi subito spostare per evitare di essere colpito da un altro avversario. Tra lo spostamento e il cercare una zona sicura per poter riprendere l'attacco, alla fine la barriera del primo nemico si era già riattivata e quindi dovevo sempre ripetere tutto da capo il processo. C'è poi da dire, e questo mi sembra difficile da spiegare a parole, ma immagino che chiunque abbia giocato Hogwarts Legacy lo possa confermare, che nelle situazioni più concitate il modo che è stato studiato per associare gli incantesimi ai tasti del pad non è per niente pratico. E siccome in queste circostanze bisogna continuamente passare da un incantesimo di un colore all'altro il più velocemente possibile, alla fine tutto risulta davvero molto confusionario. Un altro difetto, che è stato in realtà sottolineato da molti e che condivido anche io, è il piazzamento casuale di quasi tutti gli oggetti che si trovano negli scrigni sparsi in giro per il gioco. Cioè, alla fine mi è venuta meno la voglia di esplorare bene certe zone perché ti chiedi a cosa serve impegnarsi per aprire uno scrigno nascosto se poi alla fine c'è un'altissima probabilità di trovarci dentro qualcosa che hai già o che comunque non serve. A proposito di oggetti, una cosa che ho trovato addirittura ridicola è proprio la gestione dell'inventario. Finalmente siamo di fronte a un gioco in cui avere un inventario infinito può essere giustificato anche a livello narrativo, grazie proprio alla presenza della magia. Invece mi sono ritrovato un'infinità di volte a dover continuamente scartare equipaggiamento perché lo spazio era terminato. Per aumentare gli slot dell'inventario, il gioco ti suggerisce di fare le missioni di Merlino, peccato soltanto che sono, mi sembra, un centinaio e sono anche una più noiosa dell'altra. La cosa diventa ancora più paradossale quando a un certo punto dell'avventura trovi anche una borsa magica che letteralmente ti permette di metterci dentro anche un esercito di grifoni. Peccato che se poi vai in giro e trovi un paio di occhiali e non hai spazio nell'inventario, devi di nuovo aprire il menu, appunto entrare nell'inventario, scartare l'oggetto, e ovviamente questa è una situazione, come già detto, piuttosto paradossale. Pensandoci bene, è strano come al mondo d'oggi esistano un'infinità di scuole di sviluppo di videogame dove ti insegnano il level design, il combat design, eccetera eccetera, e poi alla fine proprio nei giochi più blasonati, che dovrebbero essere la crème della crème, ti ritrovi a vedere certe cose. Va bene, potrei continuare a parlare di Hogwarts Legacy, ma direi che il succo del discorso si è capito. A livello personale l'ho trovato un gioco non brutto, molto bello da vedere, ma con non molta sostanza. Cioè, ci sono sì tantissime cose da fare, ma come spesso accade negli open world, purtroppo tendono tutte a ripetersi, forse anche come pretesto per riempire la mappa di punti di interesse. Ribadisco comunque che la gradevolezza di quest'opera dipende anche dal fruitore stesso, da quanta esperienza ha maturato nel mondo dei videogiochi e in questo caso specifico anche da quanto è appassionato di questo universo narrativo. Per fare un esempio, questo Hogwarts Legacy può andare bene comunque a un videogiocatore magari inesperto, magari a un bambino, a un adolescente o semplicemente a chiunque voglia godersi un'avventura videoludica nell'universo di Harry Potter, magari senza le pretese di un giocatore che invece mangia pane e Dark Souls per colazione. Bene, direi che siamo arrivati al termine di questo elenco di videogiochi non necessariamente brutti, ma che non mi hanno particolarmente colpito. Vi ringrazio per chi è arrivato in fondo a questa puntata e ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao!
non è che sia un brutto picchiaduro, magari per una persona che si è fatta, porca miseria,